Oggi prepariamo il semifreddo alla ricotta con torrone e cioccolato. Questi sono gli ingredienti: 5 uova, di cui useremo 5 torli e separatamente 2 albumi, ricotta di mucca, torrone alle mandorle, cioccolato fondente, caffè, savoiardi, zucchero e panna. Per prima cosa andiamo a separare i tuorli dagli albumi. Mettiamo da parte 2 dei 5 albumi che useremo per fare una meringa all'italiana, mentre mettiamo i 5 tuorli in un pentolino che andremo poi a pastorizzare. Ora andiamo ad aggiungere lo zucchero ai tuorli e mettiamoli a cuocere a bagnomaria. La cottura dei tuorli a bagnomaria è molto delicata. Innanzitutto i tuorli non devono superare i 75 gradi ed è importante che non sia a contatto con l'acqua il fondo del tegamino dove sono i tuorli. Tenete sempre in movimento i tuorli. Girandoli di continuo. Quando i tuorli iniziano a diventare spumosi, sono pronti. Quindi chiudete il fuoco e lasciate raffreddare. Togliete dal bagnomaria e lasciate raffreddare. Ora procediamo a cuocere lo zucchero per fare la meringa all'italiana. Quindi mettiamo lo zucchero in un pentolino, aggiungiamo dell'acqua e la quantità deve essere quella per coprire lo zucchero. Appena copre lo zucchero basta. Mettiamo a cuocere e all'inizio giriamo con un mestolo di legno in modo che non si attacchi. Quando lo zucchero sta iniziando a bollire, andiamo ad aggiungere una parte dello zucchero agli albumi e iniziamo a montare a neve. Quando lo zucchero ha raggiunto i 115-116 gradi, sarà pronto per essere versato negli albumi. Se osservate, le bolle iniziano ad ingrandirsi prima di rompersi, quindi vuol dire che lo zucchero è alla temperatura giusta. Mentre le fruste elettriche girano, andate a versare a filo lo zucchero negli albumi. Ok, dopo aver montato gli albumi, fate raffreddare anche questi come avete fatto con i tuorli. Mentre i tuorli e gli albumi si stanno raffreddando in frigorifero, vado a triturare il torrone. Tritate anche il cioccolato come avete fatto con il torrone. Mischiate il torrone con il cioccolato. Se ci sono delle ostie, toglietele dal torrone. Mettete da parte tutto il trito che avete preparato. E ora andiamo a
a preparare il contenitore per fare il dolce. Allora, prendete un recipiente a cupola e andate ad intuppare i savoiardi nel caffè e adagiateli nel contenitore con la parte sopra del savoiardo rivolta verso l'esterno del contenitore. Continuate a rivestire tutto il piatto, così da andare a creare la parete esterna del dolce. Ora che abbiamo rivestito il piatto, andiamo a preparare il composto per il semifreddo. Allora, per preparare il composto, andiamo a mettere la ricotta in una ciotola abbastanza capiente. Aggiungiamo il trito di torrone cioccolato. Amalgamiamo bene il tutto. Andiamo ad aggiungere anche i tuorli. Quindi aggiungiamo anche gli albumi. Mi raccomando che siano ben freddi, eh. Ora che avete amalgamato anche gli albumi, lasciate da parte e andate a montare la panna. Non c'è bisogno di aggiungere altro zucchero alla panna. E ok, la panna deve essere semimontata, non la montate troppo. Andiamo ad aggiungere anche la panna semimontata. Giriamo sempre con delicatezza dal basso verso l'alto. Ora che abbiamo amalgamato la panna, non resta che riempire il nostro contenitore. Allora, questa qua sarà la base del dolce, quindi andate a ricoprire anche i savoiardi in modo che quando appoggerete il dolce starà in piano. Andate a portare in piano con il composto alla ricotta. Ok, ora mettete il semifreddo di ricotta in freezer per almeno 5 ore. Ora che il semifreddo della ricotta è ben freddo, bisogna toglierlo dallo stampo. Per fare questo, se non usate uno stampo in silicone, è necessario prendere una ciotola con dell'acqua tiepida. Andate a mettere per pochi minuti il dolce dentro, in modo che sarà più facile toglierlo dallo stampo. Dopo pochi minuti che il dolce sta a contatto con l'acqua tiepida, andiamo a toglierlo dallo stampo. Prima di servire il dolce è necessario attendere 15-20 minuti in modo che si gustino tutti i sapori quando si mangia il semifreddo. Nell'attesa io vado a preparare una decorazione al caramello per guarnire bene il dolce. Per le decorazioni caramello vado a fare un caramello mettendo 3 cucchiai di zucchero circa. Le dosi per il caramello non sono approssimative. Un cucchiaino di miele, vado a mettere un goccio d'acqua, quella che basta per non far
attaccare lo zucchero. Ora faccio cuocere lo zucchero fino a che non prende un bel colore dorato. Come vedete il caramello sta prendendo colore, quindi andiamo a togliere dal fuoco. Andiamo a versarne sopra un foglio di carta da forno. Fate raffreddare il caramello in modo che si addensi. Quindi prendete un bicchiere di acqua fredda e da una distanza di circa 20 cm andate a farlo colare dentro all'acqua fredda. Quindi tirate su subito il caramello che è subito solidificato. Ora per decorare il dolce vado a mettere della salsa al cioccolato qui sopra. Il semifreddo alla ricotta con torrone e cioccolato è pronto.